Juan Nullo si trovava impiegato nel suo negozio, si legge nel rapporto di polizia, in qualità di commesso da parecchio tempo. Il 29 settembre 1943, verso le 17 circa, si presentarono nel predetto negozio due militari tedeschi, che chiedettero i documenti a tutti i presenti. Nel controllare i documenti del Juan Nullo, riscontrarono che questi era di razza ebraica e quindi lo invitarono a seguirli. Da quel giorno non è stato più possibile sapere la sorte toccatagli, malgrado che il signor Bonelli avesse richiesto informazioni alle autorità di allora. Dalla voce pubblica vuolsi che nel dicembre del 1943 il FOA si trovasse detenuto nelle carceri di San Vittore di Milano, però nulla si è potuto stabilire in merito. Da accertamenti eseguiti presso le locali carceri non è risultato che il FOA sia stato ivi detenuto.